Ben ritrovati all'appuntamento con la politica messinese. Verso Palazzo Zanca è la trasmissione che vi fa conoscere più da vicino i candidati a sindaco. Ospite di questa puntata Alessandro Tinaglia del Movimento Reset e con noi anche Michele Barresi, responsabile Orsa Trasporti. Buonasera Buonasera, a voi. Reset già 9 mesi fa aveva la sua candidatura, la sua, e anche quella da vice sindaco. noi 9 mesi fa abbiamo raccontato alla città che l'esperienza puramente civica, fuori da partiti, di Reset voleva dare un segnale molto forte. Abbiamo scelto prima delle regionali e prima delle nazionali di individuare i candidati. Lo abbiamo fatto subito dopo le nazionali, abbiamo individuato interamente la squadra di governo, cosa che ovviamente i partiti non faranno perché dovranno fare ricorso al manuale Cencelli per distribuire gli incarichi, e abbiamo provato a portare avanti un principio che nella vita normale è assolutamente la prassi, quello di selezionare le persone in base alla loro specifica competenza e non rispetto al pacchetto di voti che hanno in dote. Anche non è stato dato spazio anche a esponenti politici precedentemente eletti o a indagati, imputati o condannati. Sembra un po' di sentire parlare Grillo, un po', sembra un po' un Movimento 5 Stelle. Allora, il presupposto è identico, soltanto che la differenza tra il Movimento 5 Stelle e il Reset è che il Movimento 5 Stelle ha come punto d'arrivo la protesta e l'esclusione di una classe dirigente politica che ha fallito. Per Reset invece è il punto di partenza, cioè noi partiamo da lì, ci sentite parlare molto poco di chi ha le responsabilità in questa campagna elettorale. Io personalmente penso di averne fino a 2 anni fa, quando non ho cominciato a fare l'esperienza di Reset, come ce l'hanno tantissimi concittadini che non c'erano, quelli che c'erano, quelli che hanno amministrato, quelli che sono stati a guardare. Abbiamo tutti delle colpe. Il problema è che oggi, io dico sempre, uso un po' una metafora un po' forte, però ci vuole un cretino, qualche cretino che sappia poi risolvere i problemi, ci vuole. Allora noi siamo esclusivamente interessati alla risoluzione delle problematiche e molto poco alle critiche e alle polemiche. Ci interessa confrontarci, far crescere la città rispetto a delle proposte. È chiaro che noi ne abbiamo alcune, non abbiamo la presunzione di dire che sono le migliori, ci piacerebbe anzi che qualcuno ci dimostri che ce ne sono di migliori ancora. Ecco, prima di parlare delle proposte, di programmi, chi è Tinaglia? Cosa ha fatto Tinaglia nei tempi passati? C'è una scheda proprio per questo motivo che c'è sul sito. Alessandro Tinaglia è un architetto, ha lavorato è solo esclusivamente negli ultimi anni come pianificatore per le pubbliche amministrazioni. Ho lavorato, grazie a Dio, tanto per evitare qualunque dubbio, con le amministrazioni da destra a sinistra, grazie a Dio perché mi occupo anche di finanziamenti comunitari, per cui portando le risorse nelle amministrazioni venivo chiamato da più parti. 2 anni fa, quando ho deciso di cominciare il percorso di Reset, mi piace usare una frase di un bellissimo film, cominciò la moria nelle vacche e quindi i miei incarichi cominciarono a scomparire, così come cominciarono le difficoltà nei pagamenti delle mie parcelle. Questo era messo in conto con un prezzo che io ero pronto a pagare, soprattutto perché credo e ho imparato in questi anni che non bisogna risolvere il proprio problema, ma dobbiamo risolvere il problema. Allora io pretendo che, come tutti quelli tutti i messinesi che hanno almeno un parente, un amico, un conoscente, qualcuno che conosco e ha anche grande competenza, che sta fuori, è stato obbligato ad andare via, io penso che questa cosa abbia un prezzo. E allora, quando ho scelto, e abbiamo scelto con degli amici di fare il Reset, abbiamo scelto anche di essere pronti a pagare un prezzo in termini professionali, economici e tutto il resto. Però, come diceva qualcuno più importante di me, la libertà non ha un prezzo. Messina è una città piena di problemi, quindi è anche un po' semplice fare dei punti programmatici per una candidatura a sindaco. Tra questi parliamo di trasporti, parliamo di ATM, parliamo di riorganizzazione dell'ATM. Lei ha fatto una proposta. Ne abbiamo fatte 2 proposte. Abbiamo fatto una prima proposta studiando il debito di ATM, spiegando alla città, perché troppo spesso si dice che ATM sia un'azienda che è una palla al piede. Abbiamo dimostrato e fatto vedere, anche grazie al direttore di ATM che ci ha illustrato a novembre, il mese di novembre, scusate, nel mese di dicembre, una serie di dati, abbiamo scoperto che il comune, se avesse pagato
quella quota parte che si impegnava a dare ad ATM ogni anno, oggi ATM non sarebbe nella situazione disastrosa nella quale è. La seconda questione è che comunque, essendo erroneamente, a nostro avviso, chiamata partecipata, ma è una partecipata al 100% del comune, è ovvio che c'è un problema di carattere contabile, cioè i bilanci di ATM non sono mai stati allineati con quelli del comune e il comune, in maniera, no, diciamo, scientifica, ha spesso utilizzato la palla di ATM come opportunità per non mettere in carico nel proprio bilancio insomma, i 48 milioni quasi di debito di ATM. Allora qual era la proposta? La proposta era quella, studiandola con dei consulenti, quella di costruire una società di raccattamento pubblico. È proposta fatta nel 2006 da Renato Accorinti all'allora sindaco genovese, ma rimasta fino a dicembre di quest'anno una proposta e un titolo, e individuammo la possibilità della costruzione con una flotta di quattro navi di una società pubblica di traghettamento che portava al comune di Messina circa 65 milioni di euro di introito netto, già tassato, in 5 anni. Per la partenza del progetto servivano 9 milioni e questi 9 milioni li avrebbe messo la regione perché la società che pensavamo era copartecipata, era 80% dal comune di Messina e il 20% dalla regione. Il motivo per il quale non pensavamo, come avevamo pensato all'inizio, di far fare la società ad ATM, cioè che fosse ATM a gestire questo servizio, è perché l'antitrust ha già sanzionato situazioni di questo genere. Prendiamo ad esempio la compagnia sarda di navigazione pubblica che si chiama Saremar, che poi è stata trasformata proprio perché ci fu un intervento dell'antitrust in tal senso. Serve che la compagnia di traghettamento, siccome fa riferimento all'articolo 3 della Costituzione che parla di continuità territoriale, quindi di garantire dei servizi identici alle isole, solo in quel caso si può avviare una compagnia andando in contrasto alle norme che invece regolano la concorrenza con i soggetti che fanno l'erogazione da privati, e in quel caso appunto la società era necessario che avesse una sua contabilità e fosse direttamente avesse una compartecipazione regionale, altrimenti non si poteva fare. Tutto questo, scusate se sono stato troppo lungo, anche perché l'argomento è complesso, però vuole dimostrare che Reset vuole passare dalle proposte e dalle idee alle fattibilità, agli studi, cioè tutti possono dire facciamo il traghettamento pubblico, l'abbiamo sentito per anni, ma nessuno aveva deciso di mettersi a un tavolino chiamando dei consulenti specifici a chiedere questa cosa. Tutti parlano di agricoltura, tutti parlano di tutta una serie di tematiche, parlano di trasporti, ma la verità è che poi alla fine nessuno fa questo tipo di lavoro. Allora, per noi il tema della competenza è il regalo che speriamo di lasciare alla città, chiunque vinca le amministrative, perché vogliamo riportare il dibattito al centro del dibattito, appunto, le questioni. Barra, sì. Il tema dei trasporti che mi riguarda un po' più da vicino, per il tipo di attività che faccio. Ho ascoltato e letto le proposte di Reset riguardo all'ATM e ho visto in Reset, questo è un po' quello che è il limite anche della politica, anche se voi diciamo che volete rappresentare un po' più il lato tecnico. Io vedo Reset quasi come un governo tecnico che si propone a Messina. Io ho un'idea un po' diversa, secondo me, al momento della politica, ma questo è un altro discorso. Nel settore dei trasporti ho visto che manca essenzialmente un'idea di politica di trasporti di questa città, cioè si affrontano i problemi scollegati uno all'altro. Quello della flotta pubblica, che è affascinante, ha detto bene lei, è un'idea che viene anche molto simile a quella di Renato Accorinti, l'avete condivisa, ho visto. Però anche nelle critiche fatte al progetto ATM, che sicuramente quello che si sta provando a fare in questa fase commissariale di trasformazione è assolutamente imperfetto, sicuramente non è quello che si vuole per la nuova ATM, però non abbiamo percepito, neppure in Reset, ripeto, un'idea più complessiva di quello che deve essere il sistema trasporti di questa città. Messina è una città che, per come è strutturata, anche geograficamente, vive e può morire di trasporti. In questo caso da anni, purtroppo, vediamo com'è combinato l'azienda trasporto pubblico locale, è morta di trasporti. Ora, non c'è almeno un piano chiaro che immagini come costruire questo gestore che diventi quindi la nuova ATM, che non gestisca soltanto quelli che adesso sono 20, mi auguro che domani saranno 100-120 autobus, ma sia qualcosa in più come nelle città normali.
Quindi uno studio reale di quello che serve a questa città, di come mettere in sinergia, ad esempio, la metroferrovia e la Messina Giampilieri, che purtroppo è naufragata perché manca il contratto di servizio con la regione, di come quale debba essere il ruolo di questa nuova società che andiamo a creare anche nella sinergia dei vettori ferroviari, bus, e perché no, abbiamo il metromare in scadenza di bando di gara, anche su questo siete intervenuti di recente, noi li seguiamo perché paradossalmente l'ossa queste cose molto presente, scade il bando di gara di metromare, perché non pensare, è vero, non può gestire per una questione di antitrust direttamente tutto il nuovo gestore, però potrebbe entrare nel consorzio metromare. La mia domanda è, cos'è l'ATM per Reset? Cos'è la mobilità? Avete un piano e una politica di trasporti per questa città? Io ripeto, non l'ho avuto neppure la politica. Io solo una piccola osservazione, la Reset non è un governo tecnico. E come appare? Reset semplicemente vuol mettere nella politica ciò che nella vita è normale, cioè se io devo parlare di trasporti, ora anzi mi fa piacere questa domanda, cerco di coinvolgere chi nella vita si occupa di trasporti. Noi non abbiamo, noi abbiamo presentato il programma. Avete qualcuno che si occupa di ATM in passato? Sì, sì, c'è cioè l'ingegnere Guglielmo che si occupa per noi di ATM. Tra l'altro è il nostro candidato alla presidenza del Consiglio. Diciamo un po' la storia dell'ATM, la conoscete, avete partecipato in un certo senso a fare? No, non partecipato, da consulente esterno, l'ingegnere Guglielmo si è occupato di alcuni progetti che sono stati tra l'altro bloccati dalla politica, mi riferisco per esempio al progetto Malagrifone, sì, che avrebbe fatto di ATM la prima industria di autobus elettrico e idrogeno, mi riferisco al progetto 7 innovativo per il terrorizzamento del traffico delle condizioni meteo della città, che poi è stato massacrato e distrutto purtroppo anche per necessità, per una carenza di bus, però gestito veramente male. Ma il problema io credo che stia un po' più a monte, cioè, e condivido assolutamente l'analisi, il problema è la politica dei trasporti, cioè una città, non esistono città che riescono a fare sviluppo senza occuparsi della mobilità più che dei trasporti. Quindi il tema della mobilità è fondamentale. Noi abbiamo evitato, lo dico con grandissima schiettezza, di pubblicare interamente il programma, perché è già successo troppe volte in questi mesi che si siano date delle informazioni e subito dopo qualcuno le abbia utilizzate e facendo le sue. Ora, cosa abbiamo scelto di fare? E in questo, anzi, io lancio già un invito che comunque avremmo fatto ai sindacati e anche all'azienda in generale. Noi abbiamo delle proposte molto chiare, adesso le accenno cose rispetto ai trasporti, però non abbiamo la presunzione di dire che quello che diciamo è assolutamente giusto, è giusto in assoluto. Io porto un esempio che mi riguarda, io faccio l'architetto, i primi anni che facevo l'architetto facevo dei progetti, portavo questi progetti in cantiere, non avendo mai messo un piede in cantiere, il capomastro mi ridicolizzava perché giustamente dimostrava che io certe cose non le sapevo. Allora, per evitare di fare questo errore elementare e banale in questa esperienza, che per noi è fondamentale e forse è l'ultima opportunità per la città, abbiamo scelto invece di avere un altro approccio. Noi abbiamo elaborato con i nostri tecnici delle soluzioni, ora andremo a incontrare tutti quei soggetti che sono interessati, perché chiederemo a loro un confronto, però evitando un approccio demagogico, cioè nel senso che se io non sono convinto, perché i dati, i numeri che ho non mi convincono, non dirò sì. Per esempio l'Orsa, che invece credo sia stato assolutamente attivissimo in questo tema, soprattutto credo che sia quello che abbia affrontato in maniera più forte e diretta la questione di ATM, soprattutto convincendo anche il commissario a reclamare quei crediti di ATM. Però scusate il preambolo lunghissimo. Nel progetto di Reset, ATM è una grande risorsa, perché noi abbiamo immaginato una città che si chiama, un progetto di università, si chiama MeLab, è un grande laboratorio dell'innovazione, ma che punta sull'innovazione tecnologica in particolare. Questo significa che il tema della mobilità sostenibile per noi è centrale. Però detto così è facile. Allora, in particolare, quando lavoriamo sui mezzi, per esempio, abbiamo già, io personalmente, con il CNR di Vitae, portato una serie di progetti che riguarda la possibilità di realizzare bus elettrico e idrogeno e quindi riprendere e rispolverare quel tipo di esperienza. La seconda riguarda la possibilità di integrare ovviamente il sistema, cioè la multimodalità, diceva benissimo la metroferrovia,
che per carità dipende dal contratto di servizio, ma dipende anche dalla volontà dell'amministrazione di non trovare un accordo con Trenitalia rispetto alla possibile organizzazione di vettori di minibus che potevano occuparsi della zona sud e ragionare sul biglietto unico, perché Trenitalia, l'ingegnere Costantino, a un tavolo con l'ex assessore Scoglio, propose questa soluzione. Io dico che non era la ottimale sicuramente, però era una possibilità per dare dei servizi alla zona sud in tutto spesso il paese. Trenitalia propose di entrare addirittura in partnership con ATM per cercare di fare il biglietto integrato, fare la propria parte mettendo a disposizione anche di partecipare all'acquisto di nuovi autobus. A questo avremmo nuovi autobus, un servizio a pettine nei villaggi con la metroferia. Io ho parlato qualche mese fa con Costantino e lui ancora oggi sarebbe ancora oggi disponibile in tal senso. Ovviamente ci sono dei problemi che vanno comunque risolti, però è sempre lì il problema, cioè riuscire a risolvere le questioni, cioè a noi cosa interessa. Se ci sono delle esperienze, le può dire anche l'ex sindaco per quanto ci riguarda, probabilmente la persona più distante da come viviamo noi la politica. Se uno ha una buona idea è una cosa che serve alla città, per noi va bene. Il tema della metropolitana del mare crediamo che vada decisamente ampliato, perché parlare di una liberazione di flussi in questo momento, lì dove la infrastrutturazione, la creazione di nuove infrastrutture è sicuramente in controtendenza con l'idea di città sostenibile che non vuole più cementificare, che non vuole più aprire cantieri che utilizzino suolo, ovviamente deve puntare sui trasporti sul mare. Vi dirò di più, abbiamo approfondito un tema su una possibilità di realizzare il trasporto a vapore sullo stretto, cioè delle zattere che utilizzano la tecnologia a vapore e che potrebbero dare alla TM la possibilità di diventare una società anche innovativa, cioè avere un settore di innovazione che in qualche maniera ha dimostrato in questi anni di poter fare, perché comunque quei progetti di cui parlavamo prima erano stati fatti e portati avanti da ATM, non sono stati... Voi immaginate un ATM come società pubblica al 100%, perché io non capisco bene in questo momento quale sia la posizione rispetto all'ingresso di privati o meno all'interno di ATM, perché si parlava di flotta di navigazione pubblica comunale, quindi credo che ci sia un interesse a voler gestire quello che è un servizio essenziale, quindi un servizio di natura sociale direttamente dal comune. Ed è anche la linea del Glossa come sindacato, quindi sfonda una porta aperta, ma le risorse, visto che... Ecco, era questa una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti i candidati, sì, a sindaco. Le risorse, il comune di Messina, dove le trova? Ma io l'ho appena detto, cioè leghiamo direttamente la produzione della società, cioè l'attivo della società di traghettamento pubblico, che si può in un anno e mezzo mettere in piedi, garantisce di coprire il debito di ATM, perché comunque c'è sempre il problema della vecchia società, perché si fa la nuova società, abbiamo il problema. Come immaginate del passare dalla vecchia alla nuova? Esattamente trovando delle risorse che ci consentono, noi abbiamo un problema sul... Allora, glielo chiedo perché la discussione sulla eventuale liquidazione o meno della vecchia ATM ha creato nella giunta Buzanca una diatriba che ha portato un anno di discussione della delibera firmata. Perché la liquidazione dell'ATM, o la paventata liquidazione della vecchia ATM prima di fare la nuova società, ha fatto aggredire l'ATM da tutti i creditori che hanno causato forse il collasso definitivo dell'azienda. Sarebbe stato sufficiente non pubblicizzarlo. Non pubblicizzarlo, oppure probabilmente fare quello che dice il testo unico degli enti locali, quindi non liquidare l'ATM ma fare la nuova società prima ancora della liquidazione per scissione, come dice il testo unico. Noi ci siamo semplicemente permessi all'epoca di suggerire quello che dice la legge. Poi la politica lì ha fatto la sua parte in malo modo. Adesso però siamo alla frutta, cioè l'ATM è un carrozzone, per cui se non si prende adesso una decisione seria e urgente, anche se quello che sta facendo la fase commissariale è sicuramente poca cosa, però se non si prende subito di petto questa situazione, probabilmente noi rischiamo di restare senza trasporto pubblico, e quasi lo siamo, e con 600 famiglie in difficoltà. Allora, la posizione nostra è, voglio essere chiarissimo, noi non crediamo che ATM sia sovradimensionato, crediamo che ATM debba restare pubblica, crediamo che sia il comune a doversi occupare del debito pregresso, perché è un debito che ha fatto accumulare il comune, e crediamo che bisogna sicuramente bisogna formare una parte del personale, sicuramente in particolare gli autisti, ma bisogna sicuramente scommettere su questa questione. Ma in generale, ne approfitto anche per dare un concetto generale, Reset è
è per salvare ogni posto di lavoro di tutte le partecipate, però con un piccolo distinguo. Allora, noi siamo disponibili per un anno a farci carico anche di chi oggettivamente non ha ancora capito il valore del lavoro e probabilmente non si merita il suo stipendio. Però non possiamo far pagare ai dipendenti pubblici lo scotto di una politica clientelare che li ha lottizzati e utilizzati. Però diciamo che noi tra un anno, se amministriamo questa città, lo diciamo chiarissimamente, chi non lavora va a casa. E abbiamo bisogno dei sindacati. Abbiamo bisogno dell'aiuto dei sindacati, perché questa città si salva soltanto se assieme costruiamo un percorso. Io sono molto critico anche su loro, che ha avuto certo sindacalismo in questo concetto. Da sindacato autonomo potrei dare una risposta molto semplice. Conoscendo tutto il mondo sindacale, è stato sicuramente partecipe di un sistema in cui non si possono dare le colpe solo alla politica. I servizi sociali che ci sono, problemi sui servizi sociali che ci sono. Sì, che adesso affronteremo anche. Ma io vorrei essere chiaro, cioè, mi piacerebbe che questa esperienza, al di là del risultato elettorale, possa consentire a noi come Presidente di consegnare alla città una serie di soluzioni che ci consentiranno comunque di fare politica, perché ci consentiranno noi e tutti quelli che le avranno condivise. Allora, quando parlo di ragionevolezza, sta in questo. Cioè, se a me Michele Barresi dice una cosa che è completamente diversa dalla mia, ma è sostenuta da fatti e questioni che magari potevo non conoscere, io la cambio. Cioè, non ho nessuna difficoltà ad accettarla, però ecco, quello che voglio dire è che il piano sui trasporti c'è, sulla mobilità c'è un ragionamento che si è interfacciato con l'autorità portuale, perché il tema della dismissione di RFI è un tema che comunque va affrontato, e va affrontato in due modi, in modo semplice: o noi obblighiamo, come prevede la Costituzione, a garantire questo collegamento, oppure decidiamo insieme al RFI di cambiare completamente la politica dei trasporti e far diventare Messina un polo di trasporti, che diventa uno snodo intermodale, ma bisogna costruirla. Ed è il motivo per il quale noi proponiamo quella cosa composta già nel Consiglio Comunale qualche anno fa, che è lo spostamento della stazione marittima e della stazione ferroviaria a Contesse. Perché Contesse? Perché è l'unico posto nel quale c'è abbastanza profondità, perché sarà un porto canale, che significa che è un porto che va scavato all'interno, perché se vai verso l'esterno la profondità del fondale rende antieconomico la realizzazione del porto. Quindi lo spostamento della marittima e della stazione ferroviaria a Contesse, oltre a organizzare e rendere più utile Tremestieri per come la vediamo noi, contemporaneamente ti libera e dà e apre questa grande vocazione, che è quella appunto dell'affaccio mare, per il quale il sottoscritto insomma combatte da più di 10 anni, e che credo sia il grande futuro, il grande la sede naturale città. Doveva essere Contesse, dovrebbe, logisticamente, da un punto di vista ferroviario, da un punto di vista della città è stata una forzatura, ragazzi, perché rientrava in un piano di Messina 2020 abbastanza utopistico e poco realizzabile, che probabilmente ha fatto tutto in funzione di quel piano, anche contro la natura stessa. Io, se mi posso permettere, aggiungo un piccolo tassello che spesso fugge, sfugge, perché questo recuperare a quel punto con la stazione a Contesse la ex Sanderson, riportare la fiera lì, significa anche dal punto di vista infrastrutturale, dei servizi, della collocazione e della vocazione di quell'area, vuol dire dare dignità anche a pezzi di città che oggi non ce l'hanno, tant'è che prevedevamo, ma quella ovviamente è molto più complicata come opportunità, però è una soluzione che avevamo, che il recupero delle aree dell'ospedale militare potessero diventare la stazione metropolitana, perché interrata in quota con la galleria dei Peloritani, che consentisse di avere una stazione con invece un polo intermodale di autobus, che spesso invece in tutte le città esiste in prossimità della stazione centrale, e che consentisse di avere parcheggi e una stazione diciamo accollegata allo svincolo di Messina. L'idea della stazione, una volta fatto il ponte sullo stretto, fortunatamente non si fa, ma ovviamente sono dei pezzi che possiamo recuperare. Siccome l'area è molto molto grande, lì c'è la possibilità di mantenere i quasi 100 lavoratori, lo voglio dire con chiarezza, che stanno all'interno del polo diciamo specialistico militare all'interno dell'ex ospedale, e ho finito, giuro, e contemporaneamente la cittadella giudiziaria, che è sempre stata affrontata in maniera assolutamente folle, perché continuare a pensare di costruire e di lasciare in centro dei servizi è una visione di sviluppo, dire vecchia è un eufemismo.
Riguardo invece alla crisi finanziaria del Comune, voi nel novembre dell'anno scorso avevate presentato un piano che a quanto pare è stato inascoltato. Di cosa si trattava? Qualcuno dovrebbe spiegare al commissario Croce che oggi fa il commissario di una città e quindi se dei cittadini, non un movimento, ma se dei cittadini gli chiedono di incontrarlo sarebbe buon costume riceverli o quantomeno spiegarci i motivi. Per quali... detto, se la può consolare che Croce ha conduce anche voi sindaco. Lo abbiamo visto, infatti lo lamentiamo perché evidentemente si è chiuso a Palazzo Zanca convinto che sia casa sua quando quella è casa nostra. Anche noi giornalisti. La seconda questione è che abbiamo cercato di spiegare, e questa è la filosofia, primo, che il dissesto è il fallimento del Comune, quindi noi siamo contrari al dissesto. Secondo, quando arriveremo a amministrare la città prenderemo tutte le carte che secondo noi sono discutibili e le daremo alla magistratura contabile, perché chi ha sbagliato deve pagare. Che sia la politica o che sia un amministratore deve pagare chi ha sbagliato, perché non possono continuare a pagare i cittadini messinesi. Terza questione, il problema non è solo reperire risorse, perché l'operazione del salva comuni e l'operazione dei 30 milioni che dà la regione, quindi questi 80 milioni, serviranno in buona sostanza forse a fare solo cassa. I 400 milioni del piano decennale, che con questa follia dei 21 milioni il contratto di ATM diventano 480 milioni e quindi rischiano di fare, secondo me scientificamente, saltare il banco, perché secondo me qualcuno vuole il dissesto della città, non sono la soluzione. La soluzione è capire quali sono le fonti finanziarie sulle quali, e le voci di bilancio sulle quali bisogna intervenire per migliorare la situazione. Cioè non è il problema di trovare delle risorse che mi fanno uscire l'acqua quando sono sott'acqua. Mi serve cambiare completamente il metodo. Quindi secondo lei, se dovesse diventare sindaco, non ci sarebbero dei tagli per la città da parte dell'amministrazione? Sto dicendo che ci sono sicuramente delle economie più che tagli. Cioè, vi porto un paio di esempi. Il piano decennale prevede un risparmio di 800.000 euro per i fitti passivi. Io vi porto un piccolo dato. Abbiamo 18 milioni di euro del Ministero della Difesa che ci consente di avere un palazzo di giustizia, il secondo palazzo di giustizia, già affidato. Il commissario e il consiglio comunale hanno scelto di, nonostante ci fossero due giudizi contrari, di rivedere la gara per non assegnare il palazzo di giustizia. Che significa questo? Quel 1.500.000 euro l'anno, parlo di fitti esclusivamente legati ai servizi finanziari, nei 10 anni sono 15 milioni di euro, ok? Questi 18 milioni di euro del Ministero del Ministero non sono stati utilizzati e stiamo ancora una volta rischiando di perderli. Allora la soluzione è che si comincia a intervenire seriamente, anche vedendo degli interessi, perché oggettivamente se uno può vedere poi chi sono i proprietari di quegli immobili, probabilmente pensa, forse malignamente, forse sbagliando, che si è scelto di non eliminare alcuni fitti perché probabilmente ci sono degli interessi forti. Così come forte è la rabbia dei dipendenti dei servizi sociali che si sentono dire che sono difficoltà nel reperire dei fondi lasciando, io dico, i più deboli, perché mi riferisco prima agli utenti e poi ai lavoratori, messi in ginocchio già con uno stipendio che è a dir poco imbarazzante, e invece quando lo prendono o quando lo viene ignorato per la gestione sbagliata della cooperativa che purtroppo spesso è ammortizzando la condizione. Io chiedo, il sistema dei servizi sociali è un problema all'ordine del giorno, però è un sistema che è fallito, quindi indipendentemente dal fatto che bisogna risolvere l'emergenza adesso, perché io non a caso parlo di governo tecnico, perché il commissario Croce ha fatto un taglio orizzontale, macelleria sociale è un termine che viene sprecato oggi sui giornali, però di questo si tratta. Però cosa si pensa, come si pensa di giorno dopo ricominciare, con quale sistema dei servizi sociali, come lo immaginate? Il sistema delle cooperative è fallito. C'è già una proposta. La proposta è l'utilizzo del voucher. L'utilizzo del voucher, che è utilizzato in moltissime regioni italiane, capovolge il rapporto. Cioè oggi la politica tutela delle cooperative che in alcuni casi sono esclusivamente dei contenitori. Il voucher cosa fa? Il comune di Messina fornisce, questi voucher sono una sostanza di, lo diciamo per chi non lo sapesse, come dei blocchetti
che tu dai a chi fa la prestazione, e questo significa che l'utente sceglie lui chi gli fa la prestazione, e ovviamente in questi casi, trattandosi di servizi molto delicati, lo sceglie in base alla qualità del servizio. Però sarebbe forse una forma di liberalizzazione di un servizio sempre di natura sociale? No, sempre mettendo a monte le cooperative che vengono registrate e riconosciute a monte, è chiaro che tu lo fai all'interno di questo ambito. Immaginare di superare il sistema delle cooperative attuale, non riprendendo l'idea del vecchio del servizio sociale, ma consorziando tutto e facendo gestire tutto dal pubblico, pur mantenendo il sistema delle cooperative, ma sotto forma, sotto una gestione pubblica di un unico consorzio. Il voucher può essere qualcosa di aggiuntivo, ma che certo venga mantenuto il carattere pubblico, trattino sociale, come parlavamo dei trasporti prima, di questo tipo di servizio, secondo noi, ma io volevo dire questo, cioè nel senso. Cioè, mi sembra molto, in questo momento la scelta del voucher l'ho sentita oggi dal centrodestra. Io non so la collocazione esatta, no, se no, ammesso no, che ce l'ha, però mi dà la natura liberista di quel tipo di scelta, che va un po' a scontrarsi invece contro quel tipo di ragionamento mi ha fatto invece sui trasporti, che è di natura stiamo parlando della gestione pubblica dei servizi sociali. L'utilizzo del voucher serve a un tema che invece a noi sta molto a cuore, è quello di valorizzare le risorse e le competenze. Cioè, porto un esempio, visto che l'abbiamo approfondito. Ho 72 lavoratori dei CAG, dei centri di aggregazione giovanile. Quando faccio un taglio orizzontale, vado a tagliare dei pezzi fondamentali per il recupero sociale di pezzi di territorio abbandonati. Questo è un gravissimo errore ed è dettato, come diceva giustamente lei, dalla ignoranza e dalla mancanza di conoscenza delle questioni. Quindi è chiaro che se devo fare dei tagli o devo intervenire, intervengo lì dove ho degli sprechi. Quindi se conoscessi il numero di personale, saprei che ci sono, per esempio, c'è un sovradimensionamento di alcune figure, invece c'è un sottodimensionamento di altre. Probabilmente ci sono servizi che vanno invece rimpinguati, altro che tagliati, altri che vanno forse dimezzati. Certo. Allora, questa operazione, per esempio, che noi abbiamo già previsto, anche in questo caso anticipo che noi incontreremo i CAG e alcune cooperative che saranno disponibili a incontrarci, non per fare un passaggio elettorale o per chiedere il voto, ma semplicemente per misurare con chi conosce il problema meglio di noi, perché lo vive tutti i giorni, le soluzioni che abbiamo individuato. Comunque totalmente, cioè è il comune che lo gestisce. Quello che ci sta a cuore è, noi crediamo fortissimamente nei messinesi e crediamo fortissimamente che ci siano delle persone veramente brave che oggi non sono state mai valorizzate. Allora noi puntiamo molto su quelle figure che a nostro avviso tireranno appresso gli altri. Però se noi non sollecitiamo nel tema del lavoro in generale, la dignità del lavoro, e non valorizziamo chi è bravo e chi ha capacità, questa città non riuscirà a muovere dei passi. Questo è il ragionamento che volevo fare. Tornando all'aspetto politico, Reset rifiuta ogni tipo di alleanza per queste amministrative, a meno che non ci siano gli uomini del Movimento 5 Stelle a fare una proposta. No. Reset il 2 di febbraio ha fatto due cose. Ha chiuso il lab di via 1 settembre, perché serviva per fare il programma, e ha fatto una cosa che per la politica, per i partiti è folle. Ha chiuso la segreteria, quella che viene chiamata segreteria. Perché partiamo dal presupposto che se uno si candida amministrando queste città, non è il cittadino che si deve mettere in fila per parlare con me, ma sono io che mi devo mettere in fila per parlare col cittadino. Cioè sono io che devo andare a incontrarlo e spiegargli quello che voglio fare, ed è lui che mi deve spiegare se faccio una cosa bene o male, ed è il motivo per il quale facciamo questi incontri. Quindi esattamente il contrario. La seconda questione, ci è stato rimproverato, mi è stato in particolare rimproverato, di avere fatto a settembre una fuga in avanti. Cioè di aver anticipato sta candidatura, di averla imposta, di esserci autocandidati. Allora noi abbiamo fatto una cosa banale. Il 2 febbraio abbiamo detto, ok, Reset e Tinaglia e Adriana Russo, sì, fanno il passo indietro. Siamo disponibili a fare quelle che ieri ho sentito che vanno di moda, perché ieri Buzzanca l'ha copiata precisa questa, abbiamo proposto quelle che abbiamo primarie popolari di piazza. Abbiamo detto, tutti quei movimenti che sono disponibili a sottoscrivere un accordo che dica che non faranno mai accordi con i partiti, accordi elettorali con i partiti, siamo disponibili a sederci a un tavolo, ognuno dei movimenti, se ha un candidato, lo mette sul tavolo,
troviamo un programma comune e poi facciamo degli incontri nelle piazze, però alle votazioni potranno partecipare alle votazioni tutti quelli che sono in piazza. Prima ascoltano il confronto e quindi questo confronto è stato fatto con tutti i movimenti. Il problema è che ci siamo sentiti dire dal movimento Cambiamo dal Basso, da Arriviamo a Corinti, ci è stato detto che condividevano praticamente tutto, però loro non erano disponibili, cosa rispettabilissima per carità, però non erano disponibili a rinunciare alla candidatura del delegato. Ci siamo sentiti dire da altri movimenti che vediamo un attimino, aspettiamo, comprendiamo. Abbiamo aspettato una settimana, abbiamo aspettato 3 settimane, purtroppo questo appello è andato inascoltato e quindi abbiamo continuato il nostro percorso. Però, ecco, questo ci tengo a puntualizzarlo, nessuno potrà dire al Reset che se la società civile stavolta non ha vinto che è colpa nostra, perché noi siamo stati disponibili, a noi interessava tutelare il progetto, non le persone, le candidature. Voi immaginatevi, se io vado in piazza, quante chance avrei avuto con uno come Renato. Eppure ho chiesto a Renato di farla questa cosa, francamente ancora oggi non capisco perché non l'abbia accettato. Per quanto riguarda invece la possibilità di un eventuale ballottaggio tra i partiti grossi, mettiamo il caso che arriviamo al ballottaggio, Reset chi appoggia? Chi appoggerebbe? Sono facili queste, perché l'abbiamo già detto un anno fa. Se al ballottaggio ci vanno il centrodestra e il centrosinistra, noi chiederemo ai nostri simpatizzanti di non andare a votare al ballottaggio, perché non ci riconosciamo né in uno né nell'altro. Quindi Reset rimane comunque fuori dalla votazione al ballottaggio? Nel caso di se ci va il Movimento 5 Stelle, non andiamo a votare il 5 Stelle. Quindi è l'unico. Se ci va a Corinti, andiamo a votare a Corinti. Ma se ci va un rappresentante di un partito, chiederemo i due rappresentanti dei partiti, cioè centrodestra e centrosinistra, chiederemo di non andare a votare, perché francamente non avrebbe nessun senso, anche perché non siamo interessati. No, non siamo grilli, siamo semplicemente, qualcuno dice rigidi, io dico coerenti e rigorosi. Abbiamo scelto la strada, e che non è la strada di quelli che pensano di avere ragione, è la strada di quelli che vogliono fare un'altra cosa. Cioè quelli che hanno deciso che c'è una differenza sostanziale tra ciò che è compromesso e ciò che invece è mediazione. La mediazione è un atto come quello delle primarie, in cui con persone che condividono il tuo percorso, tu sei disponibile a fare un passo indietro rispetto a una visibilità personale, a un pezzo di progetto che hai messo in piedi. Altra questione è il compromesso. Il compromesso è quando ti chiedono di fare il contrario di quello per cui tu hai lavorato e lottato. E noi quello, francamente, non siamo disponibili. Riguardo allo spostamento delle elezioni, un'ultima battuta, cosa ne pensate? Lo spostamento delle elezioni in questo momento sembra che sia, indipendentemente dalle motivazioni che sono date, a mio avviso, modo per prendere tempo per chi ancora non è pronto, forse a esprimere la candidatura dirompente, immagino soprattutto l'area Crocetta, probabilmente l'UDC e quant'altro. E anche un po' forse un modo per prendere tempo per chi sta partendo in ritardo e non ha ancora le idee chiare. Cioè, io sono molto, molto per le primarie, che siano dei movimenti o che siano del partito, perché vuol dire far scegliere i candidati direttamente dai cittadini, ed è un'espressione di democrazia. Purtroppo Messina vive di candidati decisi nelle stanze del potere, vive nei salotti bene, vive probabilmente tutta la politica messinese, vi parlo non quella naturalmente che è giornalmente in mezzo alla gente, ma gli esponenti di vecchia data, la politica messinese ormai non appartengono più a questa città, perché non la conoscono più, forse l'hanno distrutta e adesso fanno finta che guardano altrove, ma sperano ancora di rientrare in ballo cercando il jolly che possa pulire la coscienza e ricostruire una verginità. Tinaldi invece? Io sottoscrivo tutto quello che ha detto il dottore Barresi, aggiungo solo una cosa, che dietro il vessillo della equità, ovviamente noi condividiamo questa idea del presidente Crocetta di garantire la presenza delle donne in consiglio comunale e quindi del voto di genere come è stato definito. La paura è che invece si voglia intervenire, quindi lamentando un certo berlusconismo quando si rappresentava parlando di legge ad personam, e poi quando si trova al governo qualcuno fa esattamente quello che lamentava gli altri. E francamente questo è inaccettabile, perché questa città è commissariata da mesi e 15 giorni sono altri, quindi sono altri 15 giorni, perché la prima volta è stato l'UDC che ha preso Crocetta e gli ha fatto rinviare per questa farsa sul bilancio, perché è una scemenza, di un mese le elezioni, poi
altri 15 giorni e un altro mese e mezzo in cui noi non sappiamo, stiamo rischiando che il piano decennale, il nostro futuro, che deve decidere il nostro amministratore, non certo un commissario ad acta, che dobbiamo dire ci ha dimostrato di essere veramente poco sensibili ai problemi della gente, dei messinesi, dovrebbe decidere un sindaco. E Crocetta dimostra francamente probabilmente di andare avanti, come diceva qualcuno, semplicemente con i proclami e di fare né più né meno che quello che fa quel sistema che di fatto lo ha eletto, perché dobbiamo dimenticare chi è che lo ha eletto. Certo, certo. Ci vorrebbe probabilmente una politica un po' più vicina a quelli che sono i problemi scottanti di questo periodo. Io sento parlare poco di lavoro in campagna elettorale e questo è un disastro, perché vuol dire che non si riesce a capire il periodo che sta vivendo la città. Sento parlare molto di tagli perché il governo tecnico, il commissario, questo prevede, ma purtroppo non si parla di crescita né a livello di governo nazionale ma neanche a livello cittadino. E purtroppo ci sono oggi anche i dati della disoccupazione, delle statistiche fatte dalla CGIL che parlano molto chiaro. Questa città non può più permettersi di perdere un posto di lavoro e non può più permettersi neanche di perdere un giorno prima di avere un governo politico di questa città. E purtroppo, dicevo bene Chiaglia, si sta giocando ancora sulla pelle di lavoratori, delle fasce deboli cittadine, e questo purtroppo una dice lunga anche delle responsabilità che la politica ha avuto finora e le responsabilità che hanno avuto nel tipo purtroppo di baratro che ci hanno portato. Noi ci auguriamo il meglio nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Ringraziamo i nostri ospiti. Grazie. Voleva dire un'ultima battuta in chiusura? No, soltanto che invece noi, comprendendo che il problema è il lavoro, abbiamo tirato fuori una serie di iniziative proprio sul lavoro e creiamo che ci siano nuovi posti di lavoro che si possono creare. Spiegheremo come, dico semplicemente, visto che abbiamo un po' sforato, dico semplicemente gli ambiti, parleremo di agricoltura e di utilizzo delle competenze specifiche dell'università e il CNR ci danno, che invece spesso fanno scappare le menti migliori di questa città. È vero, sono gli ambiti che probabilmente ci si può puntare. E lo si può fare in un arco di tempo brevissimo, in 1 o 2 anni si può riuscire a creare qualche migliaio di posti di lavoro e non usando proclami. Spiegheremo esattamente come, con dei piani che abbiamo fatto economici che presenteremo alla città, credo, verso i primi di maggio. Questa è una buona notizia. Grazie ai nostri ospiti. Ringraziamo Alessandro Di Naglia, candidato quindi con il Movimento Reset, e Michele Barresi della segreteria messinese dell'Orsa. Noi vi ricordiamo che è possibile inviarci le vostre domande o le vostre segnalazioni tramite Twitter a chiocciola per Palazzo Zanca, scusate, oppure inviando un'email all'indirizzo verso palazzozanca@messinaweb.tv. Grazie.